cosa tagliate il bordo in basso della t-shirt. Ora tagliate via anche la parte in alto. Cominciate ora a tagliare delle strisce lungo la t-shirt, larghe almeno il doppio rispetto allo spessore della fettuccia che volete ottenere. Ricordatevi di lasciare in fondo qualche centimetro non tagliato. Aprite la t-shirt e infilate al suo interno un braccio. Ora andremo ad effettuare dei tagli in diagonale che ci permetteranno di ottenere dalle striscioline che abbiamo appena realizzato un'unica fettuccia. Per capire meglio come realizzare i tagli potete guardare questo schema. Ora potete cominciare a tirare il filo per fargli prendere la forma della fettuccia. Per ottenere questo effetto è necessario utilizzare un cotone non troppo rigido, possibilmente un po' elasticizzato. Non vi resta che cominciare ad arrotolare il filo per ottenere il vostro gomitolo di fettuccia riciclata. Buon divertimento!